Grazie, in questo tutorial vedrete come io applico il fondotinta, anzi come io copro le imperfezioni e quindi faccio una base un po' più pesante. Anche se io non sopporto le basi pesanti, non mi piacciono molto. E spero, vi sia utile. Seguite il tutorial, se volete lasciate un Applico commentino questa e scrivete. crema trattante dell'Aven, che dà anche un effetto da correttore e si applica proprio su tutto il viso. Già dovrebbe eliminare un po' i rossori. Aspetto che si assorbi un po' nella pelle e proseguo dopo con un correttore verde. Io ce l'ho su questa tavolozza. Lo applico con le dita. Picchiettando. Ok, su tutte le zone rosse quindi. Ok, adesso vado ad applicare sempre della linea Cumarance di Aven il fondotinta correttore. Ne applico un po' sul dorso della mano e vado a prendere il mio pennellino da fondotinta. Utilizzo in questo caso questo rotondo. Dato che è un correttore, un fondotinta correttore, lo vado ad applicare anche nella zona dell'occhio. Una volta terminato, opacizzo il tutto con un pennellone grosso da cipria. Come vedete, i rossori si sono attenuati parecchio. Certo, alcuni brufoletti, come vedete, si vede ancora un po' di rialzo, però sinceramente con questo metodo, per quanto riguarda il trucco, un trucco non pesante,
io mi trovo benissimo perché si coprono abbastanza, e poi questo fondotinta e questo correttore non sono per niente pesanti, quindi non mi vanno ad otturare e a farmi sembrare ancora di più il viso pesante, e quindi darmi quell'effetto troppo da maschera, troppo da cera. Niente ragazze, questa è la mia base viso per quanto riguarda il coprire le zone rosse. Questo trattamento lo potete fare anche sulle zone di cuperose, tranne la crema che ho utilizzato inizialmente, che è proprio indicata per i brufoletti, con cui io mi trovo veramente veramente bene. Niente ragazze, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo tutorial.